miei canali YouTube. E ti ricordo di abbonarti al canale, mi raccomando, abbonati al canale e attiva la campanella, naturalmente, fai una donazione al canale e cerchiamo di capire quindi quali sono le cose che tu puoi fare per mettere, tra virgolette, KO il narcisista per evitare di essere svalutato. Praticamente ci sono tante cose che possono essere fatte quando si interagisce con un narcisista per metterlo KO, per diciamo mandarlo fuori di testa fondamentalmente. Ma le cose fondamentali che sono intanto, come dico sempre, è accorgerti, no, che è che fare con un narcisista, per cui nel momento in cui tu ti rendi conto che hai a che fare con un narcisista, e adesso non sto qua a spiegare tutte le modalità, diciamo, che possono essere utilizzate per accorgersi che si ha a che fare con un narcisista, ma ce ne sono veramente tante. E la prima cosa che puoi fare è tenere presente questo, che il narcisista mette in atto delle strategie che sono una sorta di meccanismo di difesa. Il narcisismo è di fatto un meccanismo di difesa, serve, il narcisista utilizza queste strategie per difendersi, diciamo, ed evitare il coinvolgimento. Salutiamo anche Roxy Rosa, ed evitare il coinvolgimento. Se tu vuoi mandare in crisi veramente profonda un narcisista, devi mettere in atto un comportamento ecospeculare da questo punto di vista, no? Perché gli rimandi, praticamente lo mandi in cortocircuito, lo fai impazzire, lui non capirà, non comprenderà, non si renderà conto che praticamente non ha più chance, non si renderà conto che non ha più possibilità di sviluppare, di liberarsi fondamentalmente da questo loop. Quindi la prima cosa che devi fare è mettere in atto un comportamento ecospeculare. Adesso ti spiegherò tutti i dettagli. Nel frattempo, ovviamente, una cosa che puoi fare è quella di ignorarlo, no? Il narcisista si nutre dell'attenzione, della reazione degli altri. Se lo ignori completamente, diciamo che da questo punto di vista lo farai impazzire, gli darai, come dire, una sorta di scacco matto fondamentalmente. Gli darai delle botte, diciamo, non notevoli. Ecco, quindi questo è un punto fondamentale. Quando lo ignori, quando fai no contact, non ci deve essere, ad esempio, alcuna comunicazione col narcisista. Quando il narcisista ti fa gaslighting, ma tu smetti di rispondere al suo gaslighting, cioè lo ignori fondamentalmente, ignori il gaslighting che ti fa, beh, questo lo manda veramente in crisi. Quando il narcisista vede che ami te stesso e acquisti la tua autostima e acquisti il tuo valore, questo lo manderà in crisi, fondamentalmente lo distruggerà. Quando vedono che non possono ferirti con le parole, nonostante tutto quello che dicono, a te non te ne frega niente del giudizio negativo, del giudizio positivo degli altri, beh, questo è un punto fondamentale. Quando il narcisista interagisce con te, l'unico modo di sconfiggerlo è quello di ignorarlo, è quello di non prenderlo in considerazione e poi agire di conseguenza. Agire di conseguenza vuol dire, ad esempio, fare una cosa interessante. Il narcisista, diciamo, ha una caratteristica che è quella, una delle caratteristiche del narcisismo, del narcisista, è quella di avere scarsa coerenza tra parole e fatti. No, il narcisista gioca su quello perché il narcisista dice di amarti, ma si comporta in maniera decisamente diversa, diciamo, rispetto a una persona che ti ama veramente. Il narcisista magari dice che tiene a te e poi sparisce, no? Con uno schiocco di dita sparisce. Il narcisista ti dice delle cose e poi magari fa anche ghosting, fa anche gaslighting, e
Ad esempio, magari ti dice: ah, sì, io vorrei sempre stare con te, poi sparisce, salutiamo anche Rosy. E quindi, ovviamente, si comporta in modo diverso da una persona innamorata. Quindi, una cosa che tu puoi fare per far impazzire il narcisista è fare la stessa cosa. Al narcisista digli: guarda, ti amo tanto a parole, e poi tu lo metti in quel posto e sparisci e te ne vai con altri. Cioè, se lo prendi per il culo, se lo perculi praticamente, questa è una cosa che distrugge il narcisista, perché il narcisista è abituato ad avere, diciamo così, una capacità camaleontica, no? Per di potersi, diciamo, mimetizzare. E se tu gli rimandi esattamente, salutiamo il suo comportamento, quindi questa è la prima cosa che devi fare. Cioè, prima cosa devi ignorarlo, cioè dargli poco conto, non prenderlo tanto in considerazione, cioè ignorarlo praticamente. Seconda cosa che devi fare è proprio quella di invece di, come dire, prenderlo per il culo, cioè salutiamo anche Manuel, mettere in atto un comportamento, salutiamo anche Fra, un comportamento ecoposturale, cioè prima cosa fai delle cose, di delle cose e fanne delle altre. Digli ti amo tanto e poi trattalo come una pezza da piedi, tradiscilo, vai con altre, prendilo per il culo. E questo è un punto fondamentale, no? E questo lo manda totalmente in tilt. Poi il narcisista, ad esempio, invidia i tuoi successi, invidia i tuoi amici, invidia. Quindi una cosa che devi fare è non raccontare assolutamente niente al narcisista, perché in questo modo lo destabilizzi, no? Perché non gli darai modo di, tra virgolette, invidiarti, perché gli toglierai questa possibilità. E questa è un'altra cosa che ti suggerisco: il narcisista dentro di sé cova rabbia, invidia, e cercherà di sminuire totalmente i tuoi successi, ma tu sarai molto più forte perché non gli parlerai né dei tuoi successi né delle tue sconfitte, non gli parlerai assolutamente di niente. Non gli darai modo di, come dire, di capire, no? Perché lui, tu, anzi, quando avrai a che fare con il narcisista, terrai un basso profilo, no? Questo il narcisista lo mette in crisi, non gli parlerai dei tuoi amici, non gli parlerai dei tuoi parenti, non gli parlerai di niente. Questo è un punto molto importante. Ricordo che però per le domande dovreste fare o una donazione al canale o fare un abbonamento al canale. Ricordo che chi volesse fare una donazione, basta che clicchi sul tastino col dollarino e può fare una donazione. Se volete fare un abbonamento, per usufruire dei vantaggi degli abbonamenti e poter interagire, diciamo, fare domande, potete farlo. Allora, quindi, questo è un altro punto molto importante. Un'altra caratteristica del narcisista, un altro comportamento, diciamo, che il narcisista mette in atto frequentemente, è quello di tradire la tua fiducia. Cioè, come si suol dire, diciamo, se tu gli dai il dito, lui si prende tutto il braccio. No, il narcisista utilizza, siccome manca di empatia, non importa nulla che tu soffri e quindi non si fa problemi a tradire la tua fiducia, non si fa problemi, diciamo, non si fa problemi a mentirti, non si fa problemi a frequentare altre persone. Non si fa problemi a, diciamo, a mancarti di rispetto in tante occasioni. E quindi questo è un punto fondamentale, no? Quindi anche qua devi fare l'ecoposturale, cioè tu non devi stare a dire: guarda che tu, diciamo, stai tradendo la mia fiducia. No, devi proprio tradire tu la sua fiducia. Cioè, non è che tradirai la sua fiducia perché il narcisista non si fida di nessuno, quindi tu dovrai assolutamente, diciamo, rendergli pan per focaccia, ma senza dichiarare nulla. Quindi, anzi, a parole dovrai, diciamo, dirgli delle cose, dirgli: guarda, devi fidarti di me. Sono la persona più affidabile, stai tranquillo che io
sarò sempre disponibile per te, gli dici questo, e poi frequenti altre persone, vai con altri, fai quello che il narcisista di fatto farebbe nei tuoi confronti o sta facendo nei tuoi confronti. Quindi metti in atto anche qua un eco posturale. In questo caso, anche in questo caso, il narcisista perde la cognizione del tempo, no? Cioè non riesce più a capire come mai, no? Perché lui non riesce a governare dei comportamenti simili ai suoi, perché praticamente è come se non avesse un sistema immunitario, no? Per governare e per gestire dei comportamenti che sono simili a quelli che ha lui. E quindi questo gli impedirà, diciamo, di poter ragionare fondamentalmente. Tra l'altro, ci sono diverse posizioni, no, di percezione. Il narcisista, si pone nella posizione, tende a essere nella posizione one up, cioè essere superiore, no? E a porti nella posizione one down. Ebbene, tu cosa devi fare? Devi metterti da sola o da solo nella posizione logica one down, cioè un po' sottomesso a livello logico. Ma poi a livello analogico devi assurgere alla posizione one up, cioè dominante fondamentalmente. Quindi a livello analogico gli dici cosa mi consigli di fare, bla bla. Senti quello che lui ti dice, poi fai che cazzo vuoi, fai tutto il contrario, no? Quindi fondamentalmente una presa per il culo profondo. Questo il narcisista entra in un loop che non riesce più a gestire. Un'altra cosa, un'altra caratteristica. Nel frattempo vi ricordo di mettere un like, iscrivervi al canale, attivare la campanella e abbonarvi al canale. Se volete fare domande potete abbonarvi al canale oppure potete fare anche una piccola donazione al canale per fare domande, per interagire, insomma, per fare una donazione basta che cliccate sul tastino col dollarino e fate una piccola donazione per dare un sostegno fattivo, effettivo al canale. Quindi un'altra cosa è che il narcisista tende a manipolarti. Che cos'è la manipolazione? È un meccanismo psicologico in cui il narcisista ti fa credere che i suoi bisogni sono invece tuoi e quindi cercando poi di farti, diciamo, di farti fare delle cose, no? Ad esempio, per fare un esempio banale, se il narcisista vuole uscire, per dire, vuole andare da qualche parte, non dirà mi piacerebbe andare lì, mi accompagni, no, ma dirà guarda, tu hai bisogno di uscire, stai sempre a casa, non fai niente, cioè cerca di raggirarti, no? Quindi di manipolarti, di depistare, cerca di creare confusione. Ecco, quindi anche qua una cosa verso la quale lui non ha le difese immunitarie è proprio questa, non sa, diciamo, difendersi da chi gli crea confusione. Quindi devi creare confusione, devi entrare nella sua testa e mettere in atto una comunicazione frammentata, non chiara, non precisa, raccontargli tutte le balle che ti vengono in mente, perché in qualche modo in modo tale da deformare totalmente la realtà, in modo tale da, diciamo, non cercare di fargli vivere sensi di colpa, tanto il narcisista non ha sensi di colpa, però ti svelo un segreto, e questo segreto è molto importante. Il narcisista non ha sensi di colpa verso gli altri, ma ha dei forti sensi di colpa espressi da se stesso verso se stesso. Cioè, che cosa teme il narcisista? Teme che col suo comportamento di danneggiare se stesso, perché lui ha solo l'importanza, cioè dà solo importanza a se stesso fondamentalmente. Quindi, se tu gli fai vivere un senso di colpa verso se stesso, ah, hai fatto questa cosa, ti capiteranno le disgrazie, no? Gli dirai, hai rotto lo specchio, porca miseria, dovevi stare attento a non rompere lo specchio, adesso ti capiteranno 7 anni di disgrazie. E in questo modo, diciamo, in questo modo riuscirai a, come dire, a metterlo in una situazione veramente caotica, no? Il gioco della manipolazione è fatto. Arriverai a fargli credere che tu stai agendo nei suoi confronti in modo positivo, invece tu lo stai soltanto manipolando. E questo è un altro punto fondamentale. Poi c'è un'altra cosa strategicamente importante che
manda completamente in tilt il narcisista, lo manda in stato depressivo, lo manda veramente in stato depressivo, quindi devi imparare a farlo, devi imparare a farlo, ed è il gaslighting. Il gaslighting è sicuramente una cosa tremenda, è sicuramente un abuso emotivo, no? Perché vengono, il narcisista cercherà di mettere in dubbio le tue percezioni, le tue scelte, tenderà a mettere in dubbio la tua sanità mentale, no? Ti dirà, ma sei sicura di essere capace a fare questo? Guarda che secondo me non sei in grado, secondo me non riesci a fare questo, secondo me non riesci a fare quello. Cioè, il narcisista cercherà di mettere in difficoltà, metterti in difficoltà in tutti i modi. E invece tu, per bypassare il tutto, dovrai fare gaslighting nei suoi confronti. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che dovrai dirgli, ma guarda, perché i narcisisti poi hanno una fottuta paura, dovrei dirgli delle frasi del tipo, ma ti vedo veramente strano, ma sei sicuro di star bene? Perché mi sembra che hai dei vuoti mentali, ti vedo particolarmente pallida, pallido stamattina, come mai? Non è che ti è capitato questo? I narcisisti spesso hanno anche, diciamo, sono ipocondriaci, no? Temono le malattie, temono la sanità, di non essere considerati sani di mente, cioè loro lo temono, no? E quindi fanno il gaslighting proprio per proiettarlo sugli altri. Se tu fai gaslighting, salutiamo Fiammella, fai gaslighting al narcisista, gli mandi una situazione di estrema tensione emotiva, gli mandi una situazione che loro poi non sono più in grado di gestire. E quindi tutto questo, diciamo, lo manda veramente in tilt, non ti vedi in forma, ti vedo stanca, ma stai perdendo un po' di colpi, mi hai detto delle cose, ma guarda che mi hai detto delle cose che mi avevi già detto, mi stai sempre dicendo le stesse cose, ma non è che ti sta venendo l'Alzheimer, ma non è che ti stai deprimendo, ecco, portalo proprio, perché se tu dici non è che ti stai deprimendo, siccome la depressione è una delle caratteristiche del narcisista, tendi a mandarlo in depressione, e mandandolo in depressione lo, diciamo, gli generi, no? una situazione di questo genere, no? Cioè lo fai vivere quello che lui di fatto fa vivere a te. E un'altra cosa che manda in tilt il narcisista, un'altra cosa fondamentale che manda in tilt il narcisista è che tu non gli riconosci il love bombing, lo critichi mentre lui ti fa love bombing, cioè lui ti fa love bombing e tu ti lamenti che non fa abbastanza per te, proprio quando fa love bombing, questo lo manda in tilt, no? Il narcisista non riesce più a comprendere, non riesce più a comprendere niente, vai in una situazione veramente di default, vai in una situazione di fallimento totale che si porterà avanti per nei secoli dei secoli, no? Proprio mentre lui ti sta facendo love bombing, tu gli dici, ma tu non fai niente per me, non ti comporti bene, non fai questo, non fai quello, proprio mentre lo fa, non mentre non lo fa, mentre lo fa. Questo lo spingerà a fare ancora di più, ma lo spingerà soprattutto ad avere dei seri problemi con se stesso, ad avere dei seri problemi con la percezione della sua esistenza fondamentalmente. Ecco, questa è un'altra cosa che ti suggerisco di utilizzare perché gli manda veramente fuori rotta, cioè non riesce più a prendere, diciamo, non riesce più a connettere fondamentalmente. Ovviamente un'altra cosa che lo manda in tilt, ad esempio, è il dirgli di no, fondamentalmente, no? E il dirgli di no a prescindere. Ah, no, no, a me questa cosa non interessa. Ah, no, no, a me questa cosa non piace. Il dirgli di no è un'altra di quelle cose che lo mette fuori gioco. Se tu impari a dire di no a un narcisista, praticamente lo manderai in una situazione di crisi profonda. E l'ultima cosa che ti suggerisco di fare e che manda veramente in tilt il narcisista è la comparazione fallimentare, cioè devi iniziare a compararlo in modo fallimentare rispetto ad altre persone, cioè devi mantenerlo, diciamo, devi dirgli, ah no, ma guarda che quell'altro
è più bravo di te, quell'altro è meglio di te, quell'altro ha più caratteristiche di te, più seducente di te, più seduttivo di te, insomma, l'altro è meglio di te. Ecco, questa è un'altra cosa che il narcisista non riesce a cogliere, non riesce a capire, che lo fa veramente sbiellare, lo manda in una crisi veramente nera, in una crisi veramente profonda. Ma anche devi anche ricordarti poi, come dicevamo prima, che comunque poi non ci caverai un ragno dal buco. Quindi la cosa principale che devi fare poi fondamentalmente è levartelo dai coglioni e togliertelo dai coglioni, levartelo totalmente dai coglioni, perché soltanto quando te lo sarai levato veramente dai coglioni, ma queste strategie, diciamo, servono per mandarli in tilt, servono per metterlo fuori gioco, servono per destabilizzarlo. E poi te lo togli definitivamente dai coglioni. Se tu riuscirai a fare questo, vedrai che acquisirai un grande potere. Acquisirai un grande improvement, diciamo, sul narcisista stesso, e praticamente gli toglierai la possibilità di essere felice come lui l'ha tolta a te, fondamentalmente. Ecco, queste sono le cose che devi fare se vuoi levarti dalle palle definitivamente, ma liberartene interiormente proprio del narcisista. Bene, bene, mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Così riceverete la notifica dei nuovi video. Seguitemi su tutti i canali YouTube e ovviamente ti ricordo di